Se volete che studio coreano, paga a me che glielo insegno io. Che bello, Marco mi porta nel suo posto preferito, l'Hula Hula Pub. Qui ci si diverte, ecco perché. Sono un po' ubriaco. Le vacche di Kimochi. Con il limonare sotto i fiori di ciliegio. No, la richiamo a Bora. La mia canzone preferita è assolutamente Fire. Oh. Ora capite perché si tiene la frangia? Ecco qua padre Sebastiano Serafini. Abbiamo incontrato Soul Mafia. È l'exchange student che viene dalla Germania. Ma perché quell'altro è in piedi così? È perché è il suo tipo protettore. È il manager? Esatto. È il manager, non penso. Bene, abbiamo incontrato Soul Mafia. Bene, ciao, grazie. Ragazzi, ciao ragazzi. Siamo nella zona degli ubriaconi collegiali. L'equivalente di Waseda. L'equivalente di Wasabi lì. Di Waseda in Corea. Non farti il leader, Serafini, che tu non sai dove dobbiamo andare. Non lo so, ma io infatti no. Ma la cosa bella è che quando sono in Giappone tutti mi seguono e non so dove andare, che io prendo. Oh, guardate, queste ce l'abbiamo anche in Japan. La stessa cosa, però più pulite. Un po' più sporco, ma perché è un po' più wild. Vedete, questa è la Corea. Tra l'altro poi stavo vedendo, no, un'altra differenza che ho notato. No, comunque è molto simile al Giappone, pressappoco. Tipo essere a Saitama, non a Tokyo, ma a Saitama, Saitama al nord. Come si dice, ho notato che c'erano le maschere del gas. Cosa sono le maschere del gas? In metro? Sì. In caso di incendio. Ah, pensavo in caso di attacchi della Corea del Nord. Che poi crea incendio. Ah, è vero. No, ma poi c'erano tipo anche le luci, se per caso. Cioè, faceva un po' Biohazard. Che hai capito, sgancia sta bomba nucleare. Tu c'hai la mascherina. Beh, è giusto, ma poi ne hanno 5, quindi sarebbe proprio tipo Hunger Game. Esatto, e quindi loro si stanno già prenotando. Esatto. Siamo gli unici che stiamo noleggiando. Come si dice noleggiare? Noleggiando. Noleggiando? Come si dice in italiano? Noleggiare. Ti riesci a divertirti. Ah, nominiku? Ah, in italiano? In italiano. Oddio. Stiamo? Gnocchi di bambù. No, ma anche... Sugi è molto figa, dai. Ah, non lo... Ah, perché tu sai anche riconoscere chi è? Certo, è il Sugi è super idol qua. Ah, ok, non ma so. Tutti quei fan sono fan anche di K-pop. No, ma anch'io, ma infatti adesso mi devo fare una cultura. Guardate qua. Questo è... Lo potete prendere, è gratis, ve lo offre il governo per i rifiuti. No? Esatto, vai. Più o meno. Vai e prendi. Gli orsacchiotti. Gli orsacchiotti che bevono alcol. Però gli orsacchiotti, questo è Ted coreano, è Kim Ted. Adesso ho sempre voluto fare sta cosa, vediamo se qualcuno si dice Kim. No, ma come? Io ero convinto che se ne girassero in 5. No, perché il cognome, nessuno si chiama per cognome. Ah, è vero. È così comune che uno non chiama per cognome. Questo sono gli Umaibo. Madonna, non riesco più a parlare giapponese da quando sono in Corea. Vedete Soul Mafia, fa chiudere i negozi. Hanno paura. Non hanno pagato il pizzo. Esatto. Mamma mia, non c'è molto questa zona. Ma è una zona bellissima, tra l'altro profumo inebriante. Sì, ma senti che parola inebriante è una parola che non mi hai detto in vita mia. E l'ho detta in Corea. In Giappone in 10 anni non l'ho mai usata. Oh mio Dio. Oni. Oni in giapponese vuol dire demone. Cioè in realtà è un po' più complicato, però ve la faccio semplice. Tra l'altro una cosa in... Oni. Tra l'altro metti una mano. Ah no, io sono mancino, quindi devo star di qua. Sono anch'io mancino. E come sei mancino anche te? Beh, ma questa è la sinistra, quindi a me va bene. Ah, ok, ok. Insegnaci qualcosa in coreano. Guarda. Cosa? Hai visto cos'è quella roba? Tu hai capito cos'è questa cosa qua? No. È praticamente una zona della VR che dovete... ok. E quindi questo è un palazzo in cui praticamente tu entri e fai tutte le attività della realtà virtuale. Che figata! Però forse è chiusa adesso. Mi sa di sì. È solo tutta aperta, cioè se vuoi bere le robe. Vedete. Il resto è chiusa. Guarda il karaoke, guarda lì. Oh mio Dio. Tra l'altro perché si hanno tutti i capelli tagliati con una... Come si chiama? La padella lì. Ok, cioè, abbiamo dei problemi di la comunicazione. Ma sì, il coreano sarebbe tutto... No, ma sto pensando di studiarlo. Guarda, riprendile loro che si divertono. Guarda che sta scalando quella, l'hai vista che sta salendo sopra? Cosa sta facendo? Nel rooftop, quella più a destra. Oh, cosa fanno? Ciao! Ciao! Sono ubriache, eccole là. Abbiamo cuccato già. Abbiamo già cuccato stasera. Ma in due secondo me si rimorchia di più. Tra l'altro mi guardano tutti in modo strano. Sono i capelli, è il mio look. Sei strano, Serafini. Ma in che senso? Io sono strano. Mamma mi disse che ero speciale. È quella che dice anche la mia. Non siamo brutti, siamo speciali.
speciali. Non, ma io non mi sento brutto. No, siamo brutti dentro. Un'altra realtà virtuale. No, io sono bellissimo, più bello dentro che fuori, quindi. No, non si dice così, noi siamo, capito. No, io sono una. Fuori basta. No, io sono una persona molto. No, io in realtà invece sto cercando di fare del bene al mondo, anche se la gente lo capisce. That's not Japan. Qui ci si diverte, ecco perché. In delle fighe di legno che non vanno a bere. No, le fighe di bambù. Fighe di bambù. Qui siete delle vacche di kimochi. Le vacche di kimochi. Non kimochi, kimchi. No, kimochi, kimochi. Com'è questo? Un po' da scalare. No, in realtà. Che battuta! È un coffee shop, questo okay. È un bar. Ok, già, prego. Ma è un bar. Allora no, dove andiamo? Scusa. È un bar nel senso un caffè. Ah, no, allora no. Tu sei l'esperto della Corea. Noi dobbiamo ubriacarci. Ok. Senti questo odore di narghilè, è che c'è un posto che fa narghilè. Ma qua la marijuana è legale? La marijuana non è legale, assolutamente. Ah, no, scusa, me lo sono visto nel tuo video. Perché? Quello è legale, però guarda. Cosa? Queen bar, indovina cosa c'è dentro. Le drag queen. Le zoccoline. E vabbè, ma questo fa molto Giappone. È una cosa anche coreana questa dei chochin. No, è izakaya. Ah, ok. Quindi giapponese. Ah, oh, anche qua si può fare ancora hanami. Hanami. Facciamo hanami. Sì, dai, facciamo hanami. Cosa vuol dire? No, apprezziamo i fiori di ciliegio. Ah, apprezziamo? Sì. Ma credevo che era tipo il limonare sotto i fiori di ciliegio. No, quello si dice. No, non c'è una parola. Lemon. Sakura lemon. I limoni sotto i sakura si dice. Si dirà sakura lemon. Perché hanami sarebbe dal verbo vedere. Miro, guardate come cadono. Dai che te ne vogliono un occhio. Apri la bocca. No, a parte che sono molto diversi rispetto a quelli giapponesi. Sono più piccoli e più brutti. Dai. No, non è vero. No, devo dire che la Corea è bellissima. Sennò si arrabbiano. Però è vero che sono più piccoli. Beh, ma non ho ancora visto la Corea. Questa è una zona di vabbè, anch'io se ti portavo a Waseda. Che volevo fare? Devi fare delle cose coreane. No, però dammi questa che è più figa. Non ti do niente, Sebastiano. No? Non ti do niente. Tra l'altro guarda che ho 100.000... 100.000 cosa? 100.000 soldi coreani oggi. Bello. Ciao a tutti, sono in Seul. Sono in Seul. Guarda, ti faccio questa inquadratura che sembri Gesù Cristo in terra. Unificherò le due Coree. Tu Serafini, sei un pochino cosa, andiamo qui? Non lo so. Ma no, però izakaya. Tu sei venuto qua in Corea per andare in izakaya. Vabbè, sai. Ma che belle queste torte. In realtà secondo me i dolci sono più buoni in Giappone. Allora, i dolci sono più buoni in Giappone. Ah, però qua sembra un fantasma. In realtà i dolci sono più buoni in Giappone che in Italia. Giuro. E sono diverse. Nel senso, in Italia sono super casarecci. Però se vuoi tipo pasticcerie un po' così alto livello, in Italia non saprei. Cioè, o magari ci sono in Milano da qualche parte. Se, esatto, se vai in quelle super top, sono super top. Ma perché in Italia, cioè, anche mia nonna può aprire un negozio e fare le torte. In Giappone uno studia, capito? Vabbè, c'è una via. Ma sono tutti izakaya, ma com'è? Qui in coreano è fantasmi. Ah, in giapponese è yurei, fantasmi. Yurei è strano che si assomigliano alle parole. No, ma infatti no, ma infatti sto pensando di studiare coreano. Se volete che studio coreano, inviatemi soldi su PayPal. Così paga a me che glielo insegno io. Ecco, anzi, inviateli direttamente a lui. E potete anche pagarlo regalandogli canzoni mie di iTunes. Tutto l'album IF. Ci tengo proprio. Esatto. Regalategli anche più volte, tanto. Vabbè, qual è stata la tua canzone preferita? Di quale album? Perché se di una tua scelta. Ma guarda, la canzone quella, guarda, la mia preferita proprio in assoluto è quella in cui ci sei tu. Sì, ci sono in quasi tutte. Cioè nel music, proprio c'è un music video in cui ci sei tu. Sì. E hai questo sguardo intenso che guardi proprio l'orizzonte, no? Potrebbe essere qualsiasi. Praticamente però c'hai un vestito un po', capito? Sì. Moderno. Ma sì. Non troppo. Sì. E quindi mi piace molto questa cosa. Sì. E okay. Poi la canzone anche, capito, un pochino ritmata, ma non troppo. Molto dai, bene. Ma non sai neanche un titolo di nessuna delle mie canzoni. No, non so, però non è che. Dinne una. Dai, non dire una preferita, di la prima che ti passa per la mente. Beh, ma perché devo sminuire il tuo talento? Vabbè, dinne una a caso. Ma non si fa così. Perché poi sembra che mi piace solo quella, invece mi piacciono tutte. Dai, dinne una. Con impegno. Dai, ne saprai almeno un titolo, dai, ci rimango male. Sì. No, non ci rimanere male perché le so. Però
Animazione di Seba Triste. Vai, vai. Qual è la tua canzone preferita? Beh, Serafini, qual è la tua canzone preferita che io ho fatto? Tu non hai mai fatto canzoni. Invece ti sbagli. No, ne hai fatta una. Fight qualcosa. No, vedi. Fight. Che sono una merda anche tu. No, ma io l'ho fatta molti di più. Che c'entra? Cosa c'entra? Non è che in base al numero, è in base all'impegno che uno ci mette. Beh, che impegno ci hai messo? Scusa. Me l'hai passata. No, ma io però me la ricordo. Comunque la mia canzone preferita è assolutamente Fire. Fire? Sì. Trailer. Pizza Never Sleep. Infatti è aperta. Esatto. Che bello, Marco mi porta nel suo posto preferito, l'Hula Hula Pub. Ma cosa? Bisogna suonare il campanello. Ma è sempre così in Corea? Oddio. Però che posto simpatico alla fine, dai. Ma è caldissimo sto posto. Ah, avete anche voi il pulsante, bene. Oh, grazie Sol Mafia. Perché te lo offro? Beh sì. Davvero. Arigato. Come si dice grazie in coreano? Sono a metà. Le gambe del polipo. Io pensavo che ne arrivassero 8, ma qua in Corea sono checci. Vabbè, ma perché ci devi bere sopra? Ma non è mica una cena. Okay. Sono spuntini. Ho appena scoperto che per prendere casa in Corea devi stanziare 100.000 euro. Per forza, però. Sempre informazioni false. Sebastiano Serafini in Giappone è un canale falso. Cosa? Sì. L'alcol fa dire cose. Ah, ma perché poi lo tagli? Certo. A chi dedichi questo polipo? Non l'hai visto i video del sushi? Dedico questo polipo al mio grandissimo amico PewDiePie. Ah sì? Sai che dovevo quasi incontrarlo in Giappone, ma stavo vomitando l'anima quel giorno. Ma che meraviglia. Sì. Potevo fare vomiting pie. Ma buono. Sì? Sì, ma è buono. Questo è per PewDiePie. Io dedico questo. Vabbè, questa è la prima cosa che mangio in Corea. E chi è che si potrebbe dedicare, dai, a qualcuno? La dedichiamo a Bora. A Bora. A Bora di Persi in Corea. O meglio, alle tette di Bora. Alle tette di Bora, infatti, vedi che so. Beh, lasciamo perdere. Itadakimasu. Come si dice itadakimasu in coreano? Calmo, questo mi dà. Ciak, chi mi dà? Come mi hai appena chiamato? Aspetta che questo è un momento importante. Come mi hai appena chiamato? Padre Serafini. Allora tu non sai che c'è un prete che si chiama Sebastiano Serafini. Voto da Google. Sì. Infatti quando cercavo il mio nome, Sebastiano Serafini, ogni tanto compare. Sì. Cercalo, magari è. Scrivi, cerca padre Sebastiano Serafini. In realtà sono sempre. Anche scritto un libro, anche scritto un libro e ci sono i miei fan che l'hanno comprato. Ho detto, no! Chiedi soldi indietro da Amazon e fammi una donazione. Lui? Sì. Ecco qua padre Sebastiano Serafini. Beh, ma sei tu praticamente, cioè non vedo differenze. Quando avevo i capelli più corti. Vabbè. Seba senza frangia. Ora capite perché si tiene la frangia? Beh, invece avevo il mio perché. Prova a cercare padre Marco. Come fai di cognome? Ferrara. Comunque, questo è il mio terzo drink. Lui è ancora il primo. Questo è padre Marco Ferrara. No. Qua era prima di venire in Corea, vero? Beh, mi assomiglia però, eh. Oggettivamente mi assomiglia. Beh, però c'ha un bel. Come si dice? Una bella V-line. Io sono un po' embriago. Qui ci si diverte, ecco perché.